Allora, io mi sono trovato, per questo anche sono venuto qui da voi, di fronte a un episodio nella mattina di stamani. Intanto sono stato un po' colpito da un messaggio che casualmente abbiamo intercettato, che proviene da non mi ricordo quale città, però è qua, poi ve lo ritrovo. Trevi. Che dice: portiamo tanta gente a votare, scatenate l'inferno. Io vi devo dire che non mi piace l'inferno, sinceramente. Noi vogliamo costruire il paradiso, non l'inferno domenica prossima. Vogliamo arrivare ad un svolgimento regolare, ma gioioso delle primarie. Perché se voi avete seguito le file oppure i momenti del voto, la gente era contenta. Non ci va bene questa idea dell'inferno. Presidente Vendola, ci sarà questo decreto sull'Ilva? Qual è la soluzione, secondo lei, di questo problema? Il mio augurio è che il decreto non rappresenti una forma di espropriazione dei poteri e delle competenze della magistratura, che oggi hanno messo, diciamo, sul banco degli imputati un'azienda importante come l'Ilva per il pregiudizio che viene arrecato alla salute dei tarantini. Diciamo che in un'aula di giustizia si è posto il tema del primato del diritto alla salute. Allora è di qui che bisogna partire. Non rimuovere questo ostacolo, evitare conflitti che possono rovinosamente esplodere tra diversi poteri dello Stato. L'Ilva va salvata, ma va salvata in maniera, diciamo così, compatibile con l'esercizio prioritario del diritto alla salute della città di Taranto. Ci andate voi a votare, bastardi! Dove devi andare? Sul mio posto di lavoro, guarda anche la salute di quei poveri cittadini che sono lì a Taranto, che respirano smog, eccetera, eccetera. Io non guardo solo me, guarda anche loro. Quindi se può coesistere lavoro, salute, benvenga per tutti noi e soprattutto per tutta l'Italia. La salute, l'ambiente, il lavoro insieme possono coesistere, non può essere escluso l'uno dall'altro, vogliamo che comunque il lavoro rimanga. Non ne puoi fare, figli, non puoi fare niente. Cosa facciamo? Se mi tolgono il lavoro, io cosa vado a fare? Vado in Germania, vado in un altro paese, non ci sto qua in Italia, non ci sto. Piuttosto vado a fare il barbone in un altro paese, ma in Italia non ci sto a fare il barbone, non ci sto. O lottiamo tutti insieme o niente, o qua non riusciamo più. Il segretario e l'ufficio di presidenza del Popolo della Libertà dovranno decidere sul se fare o non fare le primarie. La macchina organizzativa è partita e quindi siamo tutti pronti per poter celebrare le primarie il 16 dicembre. Ma c'è un problema più grande delle primarie. Il presidente Berlusconi ha annunciato di voler ritornare in campo, di voler eventualmente fondare un nuovo partito e quindi si pone un grande problema politico per il Popolo della Libertà ed è giusto che non siano le primarie a risolverlo, ma sia il confronto tra il segretario del partito, il presidente del partito e l'ufficio di presidenza. Non abbiamo molto tempo. Quando finirà la confusione che in questo momento regna nelle forze politiche, ci confronteremo dopo l'assemblea che faremo con i nostri militanti e vedremo se è il caso di fare o meno alleanze. La spending review sono tagli lineari mascherati dietro finti provvedimenti per combattere l'inefficienza. Per combattere l'inefficienza si deve fare quello che abbiamo proposto anche nel 2012, che è stato fatto, cioè guardare i costi standard, punire puntualmente e non fare tagli ai trasferimenti, ma migliorare l'efficienza della spesa italiana, che può notevolmente migliorare. Abbiamo fatto proposte molto concrete, noi siamo per una maggiore efficienza della spesa. Questi sono tagli che andranno a diminuire i servizi ai cittadini.